Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guide Tramontano. Oggi parliamo di un'azienda molto particolare che fa localizzatori per smartphone. Smartphone che possono essere di sistema operativo Android o Apple, è indifferente. L'azienda in questione è Mynt. Mynt è un'azienda californiana che mi ha contattato chiedendomi che cosa ne pensavo io dei localizzatori per smartphone e se ne avevo mai provato qualcuno. Sinceramente è la prima volta che ho sentito parlare di localizzatori tascabili e quindi incuriosito ho accettato di collaborare con loro in cambio di una piccola recensione. E vi spiegherò quel che penso per l'appunto di questi localizzatori. Il localizzatore in sé non ha un costo eccessivo, costa per l'esattezza 20 euro su Amazon, anche se ci sono tante tipologie. Inserirò i link qui in descrizione, il primo link è quello inerente al localizzatore di questa video recensione. Il localizzatore che cosa fa? Una volta praticamente aperto, notiamo come il localizzatore è praticamente piccolissimo, sottile e con molte possibilità di attacchi, perché infatti quello che è il catenino praticamente ad esso collegato ha una serie di funzionalità di attacco e stacca sia magnetico che a vite, che ci permette di attaccare il Mynt, il localizzatore, ad un collare di un cane in maniera molto resistiva, o anche in un portafoglio per quanto esso è sottile, o in una busta della spesa e quant'altro. Ogni qualvolta quindi colleghiamo il localizzatore al nostro smartphone, il localizzatore verrà praticamente tracciato Bluetooth su una mappa GPS by Google interna all'applicazione Mynt. In questo modo, quando noi inseriremo il localizzatore in un portafoglio, in una busta della spesa, al collare di un cane e così via, praticamente il localizzatore ci dirà punto per punto, momento per momento, dove sta il nostro localizzatore e quindi l'oggetto ad esso unito. Ovviamente, nel momento in cui il raggio d'azione del Mynt, che a livello Bluetooth è molto buono, si stacca dalla connessione del telefono, non solo il telefono ci avvertirà con una serie di allarmi, ma nel contempo il Mynt praticamente ci darà attraverso l'applicazione l'ultimo posto di tracciabilità registrato all'interno per l'appunto del GPS stesso. Ovviamente le funzioni non finiscono qui, perché il localizzatore in sé diviene anche un telecomando. Le funzionalità sono davvero tante. Ovviamente lo penso sia per ragazzi che per ragazze, con quelle borse immense nel quale praticamente metti la mano e te ne esci col cappello di Harry Potter, praticamente non si capisce mai che cosa esce dentro le borse delle donne, perché sono immense. Di conseguenza, che cosa può fare questo localizzatore? Andiamo a vedere. Aperta l'applicazione, ovviamente è molto semplice l'applicazione già alla prima vista, e per collegare praticamente il Mynt alla prima volta va fatta un'operazione simile, ma comunque molto rapida e spiegata passo passo, anche se in inglese. Una volta entrato praticamente all'interno del Mynt, immaginiamo che abbiamo all'interno di uno zaino o di una busta o di un qualcosa, praticamente il Mynt attaccato a un qualcos'altro. Apriamo l'applicazione dello smartphone perché non riusciamo a trovare la cosa di interesse. Clicchiamo su Ring e praticamente il telefono farà sì che il Mynt inizi a suonare. Ovviamente però si fa anche l'inverso, ossia se per esempio il telefono non riusciamo a trovarlo all'interno sempre di una borsa o di un luogo e abbiamo il Mynt magari attaccato al portafoglio o all'interno del portafoglio o attaccato al mazzo di chiavi, allora che cosa possiamo fare? Possiamo fare una serie di clic all'interno del suo unico bottone presente per l'appunto sulla struttura del Mynt per far sì che il telefono faccia a sua volta delle azioni che possiamo commutare noi all'interno dell'app Mynt stessa al momento dell'accensione e al momento quindi che andiamo a settare tutti i parametri. Ovviamente possiamo settare una serie di customizzazioni a prescindere, ad esempio. Inseriamo l'opzione chiavi e quindi con l'opzione chiavi abbiamo una serie di clic che, una volta per l'appunto premuti, faranno una serie di azioni. Possiamo poi cliccare su Home, perché quando siamo a casa il Mynt lo inseriamo da qualche altra parte, e di conseguenza, switchando direttamente su Home all'interno delle customizzazioni, avremo delle opzioni di riserva e così via. Le cose da fare sono davvero tante. Non troviamo il telefono, ebbene possiamo far sì che la torcia si accenda. Non troviamo praticamente ancora una volta il telefono. Non ci basta la torcia perché non è un luogo a buio, ma non sappiamo davvero dov'è. Non vi preoccupate, anche se il telefono è in vibrazione, ecco che il telefono inizierà a squillare. Ovviamente non finisce qui perché c'è anche l'opzione all'interno della customizzazione di take a photo, cioè fai una foto. Cosa molto utile per chi ama fare foto su cavalletti. Quindi, per esempio, inserite il telefono sul cavalletto e col Mynt, magari. Ecco, molto tascabile, quindi con voi in quel momento riuscite a fare ad esempio un double click per far sì che venga scattata una foto in automatico dallo smartphone. Quindi, come potete vedere, diviene sì localizzatore, ma anche telecomando al tempo stesso in maniera molto molto rapida. Quindi, ragazzi, come avete potuto vedere, è molto funzionale e il prezzo è buono.
Ovviamente all'interno della custodia del Mind non esce soltanto la struttura stessa, ma esce anche una batteria di riserva, oltre alla batteria già interna al Mind che ha la durata di circa 8 mesi, sempre collegato a Bluetooth, altrimenti 12 se in standby. E poi quel che esce sono anche degli attacchi praticamente colla quando vogliamo inserire il Mind al di sopra di una superficie che ci interessa. Quindi, che cosa dire? Io sinceramente ve lo consiglio, ragazzi, per chi magari ha quelle dimenticanze, o penso soprattutto alle donne, o chi usa tanto fare sport e quindi ha delle cose particolari, degli oggetti particolari all'interno dello zaino, non si sa mai. Lo acquisterei, non so se voi lo acquistereste, di conseguenza scrivetemelo qui nei commenti, scrivetemi che ne pensate se sapete in commercio un mind, tra virgolette, quindi un localizzatore più eccellente, e soprattutto, ragazzi, lasciate un bel like al video per supportarmi. Mi farebbe molto molto piacere. Per oggi è tutto, ragazzi, quindi ci vediamo domenica. Mi raccomando, continuate a seguirmi su questo canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao!